Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un hands-on su HTC One X, ovvero la proposta super top gamma dell'azienda taiwanese, ma per quanto riguarda questo inizio 2012. Non faremo un unboxing in quanto non abbiamo a disposizione il contenuto originale della confezione, ci è arrivato in scatola bianca, quindi abbiamo il terminale più il cavo di alimentazione. La prima cosa che volevo farvi vedere sono le dimensioni, perché c'è chi chiede quanto è grande, noi facciamo vedere che è grande più o meno come Galaxy Nexus e Xperia S, più o meno vedete come l'ingombro è simile. Dal punto di vista del design, HTC ha fatto un bel lavoro, finalmente un device molto elegante e soprattutto con uno spessore inferiore a 10 mm, mi pare 8,8 mm, qualcosa del genere. Il retro è molto bello, piacevole al tatto, scocca totalmente unibody, supporta le micro SIM, quindi non va bene la SIM normale. Fotocamera posteriore da 8 megapixel, super veloce, la più veloce attualmente montata su uno smartphone, scatta ad una velocità di poco pazzesca. Cosa abbiamo? Un bellissimo schermo che è poi la prima cosa che impressiona di più di questo device, al primo impatto, è uno schermo da 4,7 pollici di diagonale, 1080x720 di risoluzione, soprattutto è basato su tecnologia IPS, quindi abbiamo colori molto vibranti, puliti, ma soprattutto vedete come ha un angolo di visuale a dir poco eccezionale, infatti questo è tipico della tecnologia IPS, i colori non vengono snaturati. Per il resto, il primo impatto con il device è comunque buono, le prestazioni paiono molto molto buone, questo è anche merito del chipset Tegra 3 di Nvidia, che ha un processore Cortex A9 quad core da 1,5 GHz. Poi abbiamo anche 1 GB di RAM. La camera anteriore è da 1,3 megapixel, il software ovviamente è Android 4.0.3, ovvero Ice Cream Sandwich con Sense 4.0. Ups, praticamente sta un po' da scaricarsi, facciamo comunque veloce. Il kernel è il 2.6, quindi il chipset Tegra purtroppo è l'unico chipset multicore che non supporta Ice Cream Sandwich con kernel 3. Qualcosa, ma col 2.6, però di fatto è Ice Cream Sandwich vero e proprio, insomma, non è un ICS fake, ragazzi. Poi è comunque molto interessante perché ha questa interfaccia Sense che cambia un po' il modo di interagire rispetto all'esperienza pura di Google. Ad esempio, quando noi vogliamo personalizzare l'interfaccia, vedete, abbiamo tutte le schermate della home in alto e possiamo benissimo aggiungere widget, applicazioni, shortcut, trascinando proprio le icone widget all'interno di queste home, queste schermate. Poi faccio vedere anche un po' la navigazione web, perché si parla un po' bene, si parla un po' male di questo chipset Tegra 3, si dice lagga un po', effettivamente un po' è vero, nel senso che questa One X, in caso di siti web un pochino pesanti e con contenuti in flash, soffre un pochino. Non sul nostro sito, che comunque è piuttosto leggero, però sono siti abbastanza complessi dove fa un pochino di fatica, lagga un po'. In realtà, noi pensiamo sia un problema più che altro software, perché ci sono altri device Tegra 3 che non soffrono questi lag, quindi probabilmente è un problema risolvibile. Comunque, noi non vogliamo assolutamente dare giudizi attuali sul Tegra 3 e sull'HTC One X, perché lo stiamo testando da praticamente un paio di giorni. Vedete come comunque è tutto molto fluido. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa, ovvero che i tre tasti sono soft touch, quindi non sono integrati all'interno dello schermo. Abbiamo il back, home e multitasking. Se vogliamo velocemente passare da un'applicazione all'altra, tra quelle attualmente aperte o comunque recentemente aperte, possiamo appunto farlo attraverso queste schede, quindi chiudere l'applicazione se non ci interessa più e vogliamo liberare memoria. Ultima cosa che voglio farvi vedere è una tech demo global che mostra le potenzialità della GPU GeForce integrata su questo Tegra 3. Quindi è una tech demo molto interessante, mostra sia le potenzialità grafiche, in quanto abbiamo 8 luci dinamiche che vengono gestite contemporaneamente. Ops, vediamo un po' se ce la faccio un po' a divertirmi. E soprattutto anche una tech demo che mostra le potenzialità nella gestione della fisica. Infatti, vedete come abbiamo questi barili,
io posso buttare giù con questa pallina. Insomma, un esercizio di tecnica piuttosto interessante che mostra un po' le potenzialità appunto di questo Tegra 3. Questo insomma era l'hands-on di HTC One X. Ovviamente nei prossimi giorni lo metteremo alla flussa, lo testeremo a fondo in maniera intensa, perché vogliamo cercare di essere più accurati possibile per dare tutte le informazioni possibili su questo interessante device. Se avete domande o richieste particolari, noi siamo qui disponibili ad ascoltarvi per appunto accontentarvi. Quindi potete effettuare domande sul nostro sito web o sul canale YouTube, insomma, dove volete. Noi siamo assolutamente a disposizione.